Indubbiamente oggi ci troviamo a confrontarci con una dimensione di questo tipo di atti che purtroppo è ben più ampia e ben più grave di quella che siamo forse abituati a conoscere o ci siamo convinti di saper in qualche modo conoscere e riconoscere. Oggi sempre più ormai spesso ed è la pressoché costante in questo tipo di scenari l'atto di bullismo, le sevizie che spesso e volentieri questo atto in qualche modo sostanziano, perché parlare di bullismo a volte è riduttivo rispetto alla gravità di quello che viene commesso, e non sono più finalizzate esclusivamente a in qualche modo danneggiare il soggetto che ne è bersaglio, ma l'obiettivo è quello di videoriprendere tutto quello che riguarda l'atto di bullismo e poi trasmetterlo e divulgarlo attraverso pochi click il più possibile, quindi ottenere un effetto comunque di amplificazione proprio attraverso i social. E in questo purtroppo la disponibilità di cellulari di ultima generazione, che sono pressoché ormai nella disponibilità di tutti i ragazzini già dalle scuole medie, in questo tipo di contesto uno strumento del genere diventa un'arma letale per questi ragazzini, perché vedono non solo non subiscono solo l'umiliazione diretta magari dinanzi alla classe o ai compagni comunque ridotti, un numero ridotto di persone, ma addirittura sanno già che tutto questo entro brevissimo diventerà oggetto di scherno da parte praticamente di chiunque. Questo materiale cancellarlo in maniera definitiva è pressoché impossibile. Cioè io francamente ripeto, la nostra generazione è cresciuta tranquillamente senza avere il cellulare appresso. Voglio dire, ora che sia diventata un'esigenza pressoché irrinunciabile è qualcosa che ci siamo raccontati noi, che sia così, ma non è assolutamente così. Una volta in cui un bambino va a scuola e il genitore lo consegna alla scuola, lo consegna a una realtà che è chiaramente riconosciuta, in grado di poter gestire questo minore. Tutta questa esigenza che questi ragazzini debbano circolare all'interno dell'istituto scolastico dotati di questi strumenti, io francamente non riesco proprio a comprenderla. Ci sono già una serie di norme che il nostro codice prevede, e soprattutto quelle che comunque riconducono al genitore la responsabilità per i guai che commette il figlio. La responsabilità, se non altro, sotto il profilo civilistico. E normalmente questo tipo di eventi accadono con una sistematicità spaventosa all'interno di famiglie cosiddette anche normali, apparentemente normali. Beh, allora intanto che i genitori di questi ragazzini cominciano a pagare le conseguenze di quello che fanno i figli. Servirebbe quantomeno a sensibilizzarli un po' di più, perché probabilmente alcuni di questi comportamenti i genitori non li ritengono evidentemente così gravi, ma lo sono. Facciamo in modo di evitare che gli adulti che di riferimento si possano nascondere dietro l'alibi che nessuno aveva raccontato nulla, che nessuno aveva detto nulla. Quindi a chi sta subendo questo chiedo di parlare con un adulto di riferimento e fare in modo che la questione emerga in tutta la sua diciamo dimensione. Poi ci sono una serie di consigli pratici anche per documentare quello che accade, non farsi cogliere impreparati quando poi ci sarà da dimostrare la gravità di quanto è accaduto. A questo punto il cellulare può diventare un buon ausilio, per esempio, per registrare o videoriprendere gli abusi che si subiscono, le sevizie che si subiscono, in modo tale che nel momento in cui qualcuno, come spesso accade, negherà quello che ha fatto, ci sarà uno strumento invece di chiudarlo ulteriormente. Quindi parlare sicuramente, chiedere consiglio, ma anche essere pronti in qualche modo a documentare quello che accade. Io credo che sia molto importante far passare questo messaggio, che è stato molto utile in molti casi che ci siamo trovati a gestire. Nel momento in cui un ragazzo o una ragazza assiste a atti di questo genere e non fa nulla, a quel punto è come se diventasse complice di chi li commette. Qui, in questo tipo di vicende, girarsi dall'altra parte non è consentito.